amici di Giriferro Team, siamo all'interno di Pordenone Fiere, dove è in corso Estetica Show 2018. E ci troviamo all'interno del padiglione che ospita Hair Show Challenge, un concorso per make-up artist ideato da Giulio Romi, dell'azienda Fashion Lady Eventi. Giulio, parlaci un po' di questo concorso. Allora, questo è un concorso confronto, come lo chiamo io, per il secondo anno qui in Fiera Pordenone, in ambito appunto della Fiera dell'Estetica. Perché concorso confronto? Perché comunque secondo noi, secondo l'agenzia, per l'esperienza che ha, le make-up artist sono tutte brave a modo loro, hanno una loro forma artistica di truccare, quindi non è un vero e proprio concorso. Però ci sarà comunque una giuria di esperti, di esperte anzi, perché sono tutte donne, e voteranno appunto la prima classificata. È un concorso che a noi piace molto perché è un evento per certi aspetti sempre inerente alla bellezza, però diverso dalle solite sfilate di moda o concorsi di bellezza che noi organizziamo. E adesso hanno terminato di truccare e tra pochissimo ci sarà la sfilata di moda. Qui per voi Gioia Nel Rossi e Giulio Romi per Giriferro Team. Benvenuti in Fiera Pordenone, Estetica Show, secondo anno con la Fashion Lady Eventi. Allora, questo è il proseguo, questa mini sfilata di quattro modelle che sono state truccate oggi pomeriggio da quattro fantastiche truccatrici, cosiddette make-up artist, in questo evento che si chiama Make-up in Art, il secondo anno che lo facciamo qui in fiera, però sono già 5 anni che la Fashion Lady Eventi di Pordenone e Padova organizza questo tipo di concorso, confronto, io lo chiamo così perché sono tutte brave, quindi cosa succederà? Adesso sono state truccate, sono già state viste dalla giuria che adesso presento. Le ragazze sfileranno con un abito di collezione denim della stilista di Padova, Piera Gabrieli. Quindi la giuria voterà, oltre ad aver già visto il trucco nel contesto del make-up appunto e del contest, un po' tutto l'insieme voteranno l'abbinamento con l'abito e il trucco. Non guarderanno la bellezza della modella o come sfila o come fa la passerella, ma guarderanno un po' tutto l'insieme, perché questo è un contest, confronto solo per truccatrici, ok? Le modelle ci devono essere, però che sia Miss Mondo o che sia Miss Pordenone non ha nessuna importanza. L'importante è il tipo di trucco. Il tema era Young Elegance, un tema giovane elegante, quindi leggero, ma comunque abbiamo lasciato che decidessero le quattro truccatrici come truccare le modelle. Intanto presentiamo la giuria velocemente. Presidente giuria c'è Antonella Cozza, make-up artist che collabora con la RAI, col teatro, il cinema, Teatro La Fenice di Venezia, con 30 anni di esperienza, e l'abbiamo voluta fortemente qui in giuria, come presidente giuria, come esperta. Mariangela Fantin, estetista e insegnante alla IAL di Udine, presidente dell'Argos di Udine, oltre che un'amica. Paola Furlan, consulente termocosmetica, non rientra proprio questo termine. Rosy Bozzato, Miss Over, Miss Mamma. Rosy Pasotti Bozzato, che ci tiene. Andrea Prosan, modella. Insomma, sono in 5. Quindi adesso vedrete una alla volta le modelle che escono. Intanto la giuria, io le chiamerò per nome chi ha truccato, la truccatrice della modella e la modella, e la giuria voterà. Cosa c'è in palio? La prima classificata sarà chiamata a tutti gli eventi della Fashion Lady Eventi a truccare le modelle nel 2019,
dei buoni viaggi soggiorno per tutte. Non abbiamo fatto solo, cioè, praticamente come primo premio c'è solo questa cosa qua, a differenza delle altre, perché i buoni vacanza che daremo li daremo a tutte le truccatrici e a tutte le modelle. E dopodiché ci sono gli attestati di partecipazione. Quindi io direi di partire in questa mini breve sfilata. Mi sembra di aver detto tutto. Detto tutto? Grazie. Quindi partiamo con la collezione denim della stilista di Piera Gabrielli. Ella si chiama Alessandra ed è stata truccata da Elena Bellin di Mestre. Modella è Gioia Elena Rossi. Make-up artist è Letizia Imbragliazza di Pordenone. Con la collezione denim della stilista Piera Gabrielli e in passerella la modella Patrizia Crosato, che è stata truccata dalla make-up artist Ilenia Portoletto di Treviso. Amelie Fantini è la modella in passerella. Make-up artist è di Mestre, ha truccato Amelie, si chiama Jessie Shadow. Eccola qua, Piera Gabrielli. Ringrazio Fabio Gottardo, che è fotografo ufficiale dell'agenzia, Mario Bonesi, videomaker. Vedrete le foto dell'evento, non solo di questa mini sfilata, ma anche del trucco, nelle nostre pagine Facebook nei prossimi giorni, e poi il video invece su YouTube di Gigi Ferro Blog di Mario Bonesi, per l'appunto. Adesso io direi che le ragazze possono rientrare, ancora con un applauso, magari fate un'ultima passerella, così una dietro l'altra senza fermarvi.
Adesso io chiamerei le quattro truccatrici. L'applauso, le facciamo rientrare. Piera Gabrieli. Cosa succede? Succede che io adesso vado lì in giuria, datemi 3-4 minuti, facciamo i conteggi, poi torno sul palco e chiamiamo la vincitrice e anche tutte le altre che hanno partecipato a questo contest. Premiazioni di questo quinto anno, anche se è il secondo che veniamo qui a Pordenone, di concorso a confronto tra make-up artist organizzato dalla Fashion Lady Eventi di Pordenone e Padova. Vediamo quest'anno cosa c'è. Io ricordo che la vincitrice è una, sono in quattro quest'anno, un po' poco rispetto alle altre volte, la truccatrice con la rispettiva modella che sarà chiamata nelle prossime sfilate di moda che organizza appunto la Fashion Lady Eventi nel 2019 come truccatrice ufficiale alle nostre modelle. Le farei chiamare tutte fuori, ragazze, potete uscire con le rispettive modelle e truccatrici sul palco, grazie. Allora, adesso chiamerò la vincitrice e truccatrice e modella. La prima classificata si è classificata con 58 punti. Tutte le altre, sembra fatto apposta, con 48. Uno ha votato la giuria i voti da 5 a 10. Ribadisco che ha votato il trucco della truccatrice, non la modella o la bellezza o l'abito stupendo di Piera Gabrieli, perché è un contest, confronto solo tra make-up artist. Allora, intanto consegniamo a tutte un buono vacanza, sia alle modelle che alle truccatrici, offerto dalla Fashion Lady Eventi, un buono vacanza valido una settimana per 4 persone, è valido fino al 2019, mettetevi d'accordo con l'agenzia di Milano appunto, leggete tutto. Dopodiché adesso daremo gli attestati, prima alla prima classificata, visto che non c'è prima, seconda e terza, c'è solo la prima, la chiameremo e chi chiamerò di voi, truccatrice e modella, per cortesia qui in centro palco e sentiamo gli applausi del pubblico quando uscirà. Per questa seconda edizione di Make Up in Art qui in Fiera Pordenone, nell'ambito appunto della Estetica Show 2018, organizzazione Fashion Lady Eventi di Pordenone Padova, la prima classificata è Ilenia Bortoletto, la modella Patrizia Crosato, andate pure avanti per le foto. Passerei un attimo in fondo e poi potrete tornare indietro che abbiamo finito. Applauso.
Giampiera Gabrielli, la stilista che ha vestito, e anche le altre quattro truccatrici, per piacere. Adesso chi vuole far foto insieme alle modelle del make-up artist, se è possibile farlo.